L'urlo dei 6.000 per la Samb al debutto casalingo in campionato, la prima vittoria stagionale per l'area canatese, il secondo inciampo consecutivo. Il derby si stappa a metà ripresa, decide il rigore trasformato da Usepi, con i leopardiani che alla fine punteranno il dito sull'arbitro Amadei di Terni. Il Riviera è uno spettacolo, 6.073 presenze ufficiali con 3.328 abbonati, numeri che sono uno sproposito per la categoria. La Samb all'esordio col rosso-blu addosso è quella della prima ad Ascoli contro l'Atletico, ma con il 4-3-3. È una variazione tattica, in mezzo Candellori dirige lui al posto dello squalificato Guadalupi. Recanatese senza sbaffo e il 2006 marcheggiani, mister Filippi, dopo meno di un quarto d'ora perde pure Melchiorri per infortunio dentro Gomez, 5-3-2 ordinato, con l'under canonice e l'ex D'Angelo dall'inizio. Spartito chiaro, la Samb, che dopo 20 secondi propone il classico Battista per la testa di Usepi, a fare la partita recanatese di ripartenza. Ma il lato A del Riviera è poca roba, una traversone di Orfano per la testa dell'ariete rosso-blu, un'altra incornata dell'ex Monterosi e una punizione sempre firmata da Usepi. Di là invece sponda recanatese il tiro senza grandi pretese di canonici. Si riparte, ti aspetti la Samb che attacca sotto la curva a testa bassa, ma ecco l'occasione per i giallorossi con l'ex Raparo e Paolini a salvare. Sulla linea ancora Manfredi e Deramo ad alzare sopra la traversa. La Samb risponde con Battista per Usepi, è la scintilla. Il Riviera tutto, alza il volume, segue lo spunto di Cheriota con la respinta di Del Bello. Poi però la Samb corre un altro rischio, lancio lungo di D'Angelo, su cui si avventa Canonici, Orsini esce e rimedia un'ammonizione. La punizione dal limite è calciata male da Alfieri, Palladini cambia, dentro Baldassi per Deramo, Samb col 4-2-3-1, è più frizzante, ci prova Battista stavolta da solo, quindi il rigore è fischiato a Paolini. L'arbitro punisce l'intervento di Spezzano tra le proteste recanatesi. Eusepi fa 1-0, Filippi ne cambia 3, Pepa, Bruzzechesse e Valeia, con quest'ultimo che centra la traversa su punizione. Palladini perde Gennari al suo posto Zini e inserisce pure Moretti, l'ex Ancona dopo una palla recuperata da Candellori colpisce il palo. Nel recupero la Samb spreca un contropiede ma basta l'1-0, i primi 3 punti per i rossoblu, la recanatese invece resta in bianco sul fondo della classifica.